sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché? 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 Io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo amore. Suo cuore. Suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora tuo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte. Ma insomma, io mi metto qua. Dove c'è il ragno? Dove c'è il ragno? È stato molto importante per me il sottotitolo, l'attrabiliare amoroso. O il collerico innamorato, dipende dalla traduzione. Però il fatto che ci sia la parola amore in questa commedia è molto importante. La parola amore muove i personaggi, nessuno di loro è in scena se non per ricercare attraverso l'amore un altro personaggio, non solo Alceste, non solo Selimè. È ad esempio Filinte, è presente sia per l'amore che ha per Alceste, amore fraterno che per Alceste, ma anche per la sua ricerca dell'amore in Eliante. Arsinoe è lì per Alceste, i Marchesi sono lì per Selimè, Oronte è lì per Selimè. Quindi queste dinamiche sono molto umane quando appunto questo luogo, non luogo, che è questa casa di Selimè e Eliante, diventa appunto un purgatorio dove queste anime cercano il paradiso negli occhi dell'altro. No! No, non c'è niente che odio di più di tutti questi modi leziosi, tutti questi abbracci, tutte queste false cortesie della buona società. Collezionisti di parole inutili, siete solo collezionisti di parole inutili, capaci di trattare tutti allo stesso modo, dalle persone per bene ai criminali. Ma che gusto c'è a giurare stima, amicizia, forse anche amore, quando poi sei pronti a fare la stessa cosa col primo imbecille che passa per la strada? Cosa c'entra l'amore? No, non c'è una persona degna di chiamarsi tale che sia disposta ad accettare tutto questo. Questo è comportarsi da prostituta. L'amore deve basarsi su una scelta. E amare tutti vuol dire amare nessuno. E così anche per l'amicizia e anche per il rispetto. Io non so che farmene di tutta questa stima generica che dimentica il merito. Ma chi se ne importa di dover piacere a tutti? Io voglio meritarmelo il tuo rispetto. Voglio che mi si distingua dagli altri. Va bene, ma quando si è persone di mondo bisogna tenere conto di quelle forme che sono di uso comune. La scelta parte dal vivere l'altro come una minaccia. Che è una cosa che non ho mai avuto. E invece ho iniziato ad avere. Nel senso che con la pandemia mi sono reso conto che dentro di me stava succedendo qualcosa che faceva sì che l'altro portava paura. Mm-hmm. E questa cosa mi ha spaventato innanzitutto. Come vi dicevo, mi piace sempre molto fare conferenze stampa, le interviste, eccetera. Invece iniziavo a avere proprio il panico di relazionarmi con gli altri, che non fossero la mia casa, la mia protezione. Questa questione qui, dal punto di vista teatrale, secondo me è interessante, cioè avere l'altro non come una possibilità ma come una minaccia, e quindi tenerlo distante. Tenere distante c'è dal punto di vista fisico, ma c'è dal punto di vista soprattutto sociale.
ma secondo me si passa anche attraverso un'esasperazione, cioè nel senso, io non so voi, ma dopo questo periodo a me sembra tutto esasperato, anche le emozioni, siamo stati, abbiamo toccato un estremo, no? Sì, e quindi alla fine, e quando si toccano gli estremi diventa tutto estremo, non so se mi spiego, cioè per esempio io credo, e questo fa anche secondo me parte del lavoro, no, proprio della figura del misantropo, della misantropia in generale, cioè c'è un'esasperazione ma nel percepire le cose. Cioè io mi ritrovo adesso che tante dinamiche che prima della pandemia, della chiusura, prima di questo estremo che abbiamo toccato, delle cose che io non riesco più a tollerare perché mi arrivano con una violenza, perché io le percepisco in modo violento e c'erano prima. Secondo me sono cambiato anch'io. Perché non sei più disposto ad accettarle? Io sento anche quello, no? E si parla di cose banali magari, sì, proprio sì. Dinamiche sociali, non necessariamente lavorative, ma proprio sociali. E questo secondo me è perché c'è il discorso che dicevi tu dello stare in socialità e del rapporto con gli altri, ma c'è anche come noi, secondo me, percepiamo un rapporto con gli altri. Secondo me il filtro è un po' cambiato. Almeno a me è successo così, non so, ho questa percezione. E quindi che cosa hai intenzione di fare? Vuoi tagliare i ponti con tutto il genere umano? Mi hai tolto le parole di bocca. Ma c'è, stai fuori dal mondo! E visto che apprezzi tanto la sincerità, ti dirò francamente che un comportamento del genere ti rende soltanto ridicolo davanti agli occhi della gente. Bene, quello che voglio. Tutti i poveri mortali, nessuno escluso, saranno costretti a passare sotto la tua ghigliottina. Non meritano altro. Eppure in giro ci sono tante persone per bene. Forse. Forse sì. Ma io non sopporto più nessuno. E no, certo, tu adesso odi tutti gli uomini. E le donne. Perché? Perché io sono malvagio e sono indulgente con i malvagi. E ride. Ma ride di me. Ma il ceste. Sono convinta che quando si va in scena, qualunque sia il ruolo e qualunque siano le battute che ti tocca dire o i gesti che devi fare, comunque c'è sempre un tratto autobiografico. E forse è un po' l'apertura alla quale tu ci inviti, no? Questo restare aperti. E questo per me è sempre, in alcuni casi, questo, ma anche Bernarda Alba lo era, oltre a questo dato c'è proprio un andare in scena e uno star dentro uno spettacolo teatrale che illumina delle parti di me. Sono giorni che vado ripetendo con i miei due compagni di viaggio, così, ma io sono un misantropo, cioè, è come se sto scoprendo attraverso misantropo delle cose mie, che in qualche modo forse si ricollegano al discorso che faceva Christian prima, no? Di questa ipersensibilità sviluppatasi dopo la chiusura della pandemia e questa fatica. Io non sento l'altro come una minaccia, ma lo sento tanto come una fatica. E quindi c'è anche poi la fatica di contrastare questa sensazione. Peraltro che il nostro mestiere allevia tantissimo, insomma, perché davvero lo stare insieme e il condividere è il senso profondo, una motivazione fortissima. Vedere gli altri e vedere a teatro, tutte le volte che si accendono le luci in sala e vedere tutte quelle persone lì, che finalmente siamo di nuovo tutti insieme, a me questa cosa, non so, perché mi fa gioia, perché finalmente possiamo, certo, di nuovo incontrarci, no? Filinte forse rappresenta proprio questo desiderio di incontrare gli altri, ma di incontrarli davvero, perché quello che è molto bella la scena, no? Perché apparentemente sembra che Filinte sia un po' ipocrita, può darsi che anche lo sia in qualche modo, non ha mai detto che ama qualcun altro, glielo dice, cosa c'entra l'amore, no? Filinte è una persona che forse sa stare con gli altri, no? Ma sa stare con gli altri per la curiosità di conoscerli, forse, o perché comunque se stai in società devi avere rispetto dell'altra persona e sapere che soffre esattamente come stai soffrendo tu, forse anche di più. E quindi l'invito alla tolleranza non è l'invito all'ipocrisia, eventualmente è un invito a cercare invece di unirci. All'empatia. Sì, ma a comprendersi, vedere anche il punto di vista. Vedere, sì, il punto di vista dell'altro. Non condividere il tempo e lo spazio.
Questa è una cosa che mi spaventa tantissimo ed è una cosa che stiamo un po' dando per scontata, no? Nel senso che, sì, vabbè, sto in casa e ho tutto comunque a disposizione, ma non hai l'altro. E se sta passando un po' la cosa che l'altro non è fondamentale, secondo me, nei miei sicuramente pensieri. E questo fa il paio un po' col teatro, no? Con la funzione anche politica del teatro, cioè se tu continui a far teatro e se anche in questo momento storico, con la pandemia, con la guerra, con quello che è, con il dopo pandemia, se ci siamo ancora dentro non lo so, però se anche adesso tu non riesci a registrare che stai facendo qualcosa per un altro e non per il tuo percorso personale, forse è il momento di alzare le mani e dire ma cosa lo faccio a fare? No? E il punto di vista di essere in una presenza fisica, di dialogo anche se uno non parla, di condivisione dello spazio e del tempo, il teatro è uno dei pochi luoghi che lo consente ancora. In relazione allo spettacolo la cosa è: gli altri possono solo rompere la mia idea e non possono arricchire il mio viaggio. E va bene, c'è. Cioè il processo è corrotto, la cattiveria fuori dallo spettacolo è presente, la gelosia c'è, è difficile stare con gli altri, ma la cosa per me bellissima è che alla fine esce sconfitto. Cioè la cosa bellissima secondo me che fa Molière è alla fine dei conti il perdente di questa vicenda, colui che rimane solo, è Alceste, che è intransigente rispetto agli altri. Basta questa gelosia. Ho capito. Ma qua. Gelosia. Gelosia perché io non riesco... Non riesco in nessun modo a capire questa totale libertà che ti permetti con gli altri, questa totale apertura, mentre invece paradossalmente sembra quasi che tu ce l'abbia con me, che tu sia molto chiusa nei miei confronti, forse perché mi conosci bene, però, o no? Ma chiusa nei tuoi confronti non direi. Un pochettino. Ma no, ma anzi, io ti dico un sacco di cose belle. No, in realtà è che forse dove sbaglio io è che alle volte do un po' per scontato l'amore che hai per me. Bravo. E questo mi rende distante, perché non c'è niente di peggio di voler di dare per scontato l'amore di una persona, perché allora così non c'è più un dialogo, c'è soltanto un egoismo che mi fa essere estremo in tutto, nelle decisioni, nelle relazioni, nella relazione con te, nel mio rapportarmi con gli altri probabilmente. Però è anche vero che per me è molto difficile in questo momento riuscire ad accettare una sorta di compromesso. C'è sempre bisogno di essere all'estremo di qualcosa, ma anche per dare un segno molto forte di quanto questa cosa mi renda fragile in realtà. Che poi tutto questo forse viene da una mia fragilità, da una mia incapacità, da una mia debolezza nel poter affrontare il mondo, gli altri e la società, credo. Se sei innamorato, sei disposto ad ascoltare la necessità dell'altro e a modificare la tua idea d'amore e la tua idea con te stesso? E qua entra un altro tema che, se vogliamo approfondire, però che per me è stato molto forte, soprattutto negli ultimi mesi, che è la volontà e il sentimento. Cioè, nel senso che io decido una cosa e Alceste decide una cosa. Dall'inizio, ma sono disposto a cambiare la mia posizione ascoltando quello che mi sta succedendo dentro, e quello che mi sta succedendo dentro è abbastanza forte da far cambiare la mia volontà. Ma noi siamo così convinti che Alceste sia innamorato? Ad esempio, per me l'amore non è soltanto una questione di sentimento, certo, cioè, no, nel senso solo. Che va tutti insieme a
l'ascolto, la comprensione, ma anche degli altri, del mondo che c'è intorno. E infatti loro, la loro incomprensione non è nel sentimento, loro veramente si amano, secondo me, è però nel modo di vivere. E allora tu cosa vai lì a fare? Io, Alfonso? No. Il mio è amore sincero. Poi naturalmente c'è anche tutto il resto, perché... No, però se tu pensi che l'amore, se Oronte pensa che Alceste e Selimè si amano? Ah no, Oronte secondo me pensa che... Questo era Alfonso. Ecco. Oronte, secondo me Oronte pensa un po' come pensa Alfonso, cioè che l'amore sia anche una sorta di connubio anche economico-sociale, nel senso che ci sia anche una scelta per vivere anche poi nel lavoro, nella società, nella famiglia intesa di persone che si conoscono, e quindi pensa di poter pensa di essere un partito migliore. E questa cosa qua pensai? Certo, perché sa vivere la vita che lei vorrebbe vivere, secondo me. Dove vai? Vado via. No, resta. Ma perché? Ti sto dicendo di restare. No, non posso, assolutamente no. Ti sto chiedendo di rimanere, Alceste, lo voglio. Senti, non è il caso, già queste feste mi annoiano a morte. Pretendere che io le subisca mi sembra veramente troppo. E quindi io ti sto pregando di rimanere qui, di non lasciarmi sola in mezzo a queste persone, e tu te ne vai. E va bene, vai allora. Selimè. Che poi questa cosa qua non coincida con il fatto che lei non mi ama, oppure mi ama, non si sa. Lui di sicuro crede di poter essere amato. È come la differenza tra il colpo di fulmine e quando tu invece conosci una persona, magari ci stai un po' malvolentieri, poi in verità ti innamori e cominci ad amare questa persona. Perché poi, cioè, per me... c'è molta questa cosa qua di continuare a scegliersi nonostante le differenze, nonostante l'amore a un certo punto magari va via, però si diventa una sorta di azienda che si governa insieme. Sì, a un certo punto può capitare. Azienda familiare. E dopo questa multinazionale. Ma no, penso che... Cioè, che non è per sminuire l'azienda, non è per renderlo un bilancio economico, è proprio per... A un certo punto si è forti insieme, e questa cosa qua secondo me non vale solo per la relazione sentimentale tra due persone, anche nell'amicizia e anche nel lavoro di una compagnia. L'amore, la differenza forse sta proprio qui. Cioè? Forse la differenza dell'amore rispetto a tutto il resto è proprio quella, che non basta la volontà. Ho sempre pensato, sì, veramente è innamorato, ha un modo di amare che ormai è andato troppo, è talmente chiuso nel suo modo di vedere le cose, nel suo modo di vivere il mondo e tutto quanto, che non è capace di fare quel passo là. E allora dall'altro lato c'è un... vabbè, se non ci incontriamo a metà strada non ci possiamo incontrare. Non posso vincere sul mio cuore. Io sono anche disposto a dimenticare tutto il male che mi hai fatto. A scusarti, a considerare il tuo tradimento una leggerezza. Sì. Ma una condizione, parti con me. Ora, partiamo insieme, lontano da questa gente. Partire? Solo così posso ancora fidarmi di te. Rinuncia a questo mondo di finzione, parti con me. Rinunciare al mondo alla mia età? Alceste, ma noi siamo ancora giovani. Se mi ami come ti amo io, non hai bisogno del resto del mondo. Non dovresti desiderare nient'altro che stare con me. Stare con me. Sì, è questo quello che voglio. Alceste, aiuto. Io ho paura della solitudine. Io non sono abbastanza forte. Io sono disposta a sposarmi anche subito. Sposiamoci e passiamo il resto della vita insieme. Ma ti prego, restiamo qui. Non mi chiedere di partire tutto, ma non questo. No. Se tu non mi ami a tal punto da trovare tutto in me, come io trovo tutto in te, allora io non voglio più. E allora perché vai via? È per questo. Che se non ci possiamo incontrare a metà strada, non posso fare tutta la strada io.
io ne faccio un pezzo. Se pensi che il suo amore sia sincero. Ma non è abbastanza. Magari, però, non può essere l'amore abbastanza. In questo caso non è abbastanza. Ma no. No, perché se la cosa deve... Poi questi sono per pensieri personali sul discorso ad esempio, di valorizzare dei rapporti. Dal punto di vista di sentimento, quello che vivi ogni sera. No, quello che vivo è questo. Cioè, due persone che hanno due posizioni molto diverse su come si vive la vita. O come è meglio vivere, o su come... E una delle due, nonostante pensi che alcune cose siano necessarie, fondamentali, eccetera, dice sono disposta a fare un sacrificio. Metto da parte tutto quello che può andare contro di me per venirti incontro. E lui dall'altra parte dice no. E allora è che quello che diceva, quando non ci si incontra, non ci si incontra. Esatto, cioè un'intransigenza tale che ha portato a una violenza, tutto quanto. Anche perché io gli dico questa cosa dopo quello che c'è, cioè dopo la violenza che c'è stata tra me e lui. Quindi è una roba enorme dire, nonostante tutto. Però anche lui ti dice ti perdono nonostante il tuo tradimento. Sì. Però comunque ti perdono, facciamo finta che non c'è stato niente. Però comunque la strada la devi fare tu verso di me e basta. Tutti noi facciamo vedere i sorci verdi alle persone che amiamo, non so come dire, non questo per questo lei è più additabile di altri, no? Non so come dire. E secondo me infatti quello che è commovente... Perché ridi? No, è commovente nel senso che, cioè, tu vedi, una situazione per cui sostanzialmente lei vive l'amore in un modo, lui lo vive in un altro, è estremamente radicale, non radicale, e questo suo modo di vivere arriva a farlo diventare violento, arriva a perdere il controllo, arriva a fargli perdere il controllo, e poi c'è un momento in cui lei ritorna sui suoi passi, no? Quando torna gli dice scusami, perdonami, no? Ma no, no, colpe no. Sì, come no, sì. No, ma io quello che dico è vero, cioè io dico sono gentile con le persone, non... tu ti arrabbi della mia gentilezza con le persone, ma il mio è un saper stare con la gente. No. Eh sì, e per stare con le persone vuol dire essere disponibili, saper ascoltare, essere... Disponibili fino a un certo punto, perché poi certe azioni, certi atteggiamenti possono venire fraintesi. Allora lì si creano i problemi, perché se tu sei troppo disponibile allora viene frainteso il tuo atteggiamento, viene scambiato per qualcosa che magari anche non è, sì. E quindi, ma non solo da me, anche dagli altri, allora lì si creano i problemi. Come ti relazioni con il resto del mondo? Cioè potresti anche fare qualcosa per andare incontro alla sua gelosia, no? Ma io non faccio niente per andare contro di lui, cioè il mio essere così con le persone non è una cosa contro di te. Allora è chiaro che quando stai con le persone, quando sei una persona disponibile, c'è qualcuno che può fraintendere. Dai un dito. E poi io non sto il braccio. Sì. Però questo non vuol dire chiudersi al mondo, perché altrimenti l'opposto è io non sto più in mezzo alla gente, io non mi comporto più bene con le persone, non sono più una persona disponibile, aperta, pronta all'ascolto, pronta ad assecondare i desideri altrui per riuscire a stare in mezzo alle persone, perché altrimenti gli altri fraintendono e questo porta alla chiusura che hai tu. Il fatto di dire no, questa cosa non va bene, no, questa cosa così, porta a questa... E allora perché non glielo dici che hanno frainteso? Glielo devo dire io. E mi devo battere io per te, sempre. E passo dalla parte del torto io, così. Perché dire di no alle persone è molto difficile. Dire alle persone... Io non sono così convinta che sia veramente innamorato di Selimè. Ma questo, diciamo, è una convinzione che nasce un po' più da quello che io penso dell'amore. E allora, cosa pensa Arsinoe dell'amore? Arsinoe è innamorata di Alceste? Credo di no. Non lo abbandonare, Alceste. Lo so, è inquieto, non gli va mai bene niente. Ha bisogno di tempo. Lui sta cercando. Cerca la sua poesia. Il suo diventare adulto. Lui che non è capace di ingannare non deve essere ingannato. Non farlo soffrire, ti prego. Lui è unico. Molto più di tutti questi danzatori confusi, molto più di te.
non te lo meriti, quell'uomo. Io sì, io me lo merito. Io posso aiutarlo, posso essere la sua luna, il suo faro in questo cielo, mentre tu sei soltanto un sole nero. Credo che Arsinoe sia innamorata di quello che si ricorda dell'amore. E quindi è soprattutto una grande nostalgia di un tempo, di un'energia, di una capacità, e cerca un po' disperatamente di rinnovarlo, ma è un tentativo, credo, destinato al fallimento. Ma questo amore, non so, io penso che l'amore sia fatto tanto di passione, di attrazione fisica, di consentimento di certi momenti, di certi periodi, però so anche quanto tutto questo è un po' destinato ad esaurirsi. Allora non voglio dire, non voglio pensare alla ditta o alla squadra, però sì, io vedo tante persone che, come dire, a un certo punto trovano un compromesso e un senso profondo del continuare a vivere insieme, e però non riesco più a chiamarlo amore. Certo. Come lo chiami? Come lo chiamo? Dobbiamo arrivarci in fondo. È meglio arrivarci in compagnia che non da soli. Lo chiamo così. Voi siete l'amore non corrisposto poi alla fine. Questo vi fa stare un po' male, ma è così. Beh, impossibile. Impossibile che questo sia vero, penso. Spero. Ne pensa che io dico, se lei lo respingesse e lui venisse da me, io non lo rifiuterei. È un po' imbarazzante, però, cioè, vuol dire essere arrivati a un punto per cui desideri veramente così tanto questa persona che anche qualora diventassi lo scarto, la seconda scelta... Sarebbe comunque incredibile. Sì, nel senso sarebbe... Per me non è imbarazzante, per me è semplicemente un cambio di prospettiva. Per me è imbarazzante un poco. Sì, certo, però mi piacerebbe essere la prima scelta. Sarebbe piaciuto essere la prima scelta. Però magari ne vale la pena. Assolutamente sì. Di soffrire un po', di lottare un po'. Il personaggio di Filinte per me è stato molto toccante a affrontarlo, perché con questa affezione materna nei confronti di Alceste, e la sua età, beh, è una signora, no? E l'amore che ha nei confronti di Eliante, cioè il coraggio di uscire fuori da se stessi per andare incontro all'altro anche a costo di prendere una porta in faccia. No, non c'entra niente Alceste. Basta parlare di lui per un attimo. Devo solo togliermi questa maschera pesante. Quale maschera? Prima, mentre ballavi, a un certo punto sei volata in aria. Sembrava che non tornassi più a terra. Mi sembrava che avessi spiccato il volo. Sei andata su, su, su e poi sei caduta giù. Non sono brava con le parole. Filinte, aspetta, alzati. aspetta. Quando ti ho incontrato la prima volta, eri una bambina con il tuo vestito verde, rosa, con le calze bianche, adesso non me lo ricordo. Ci stanno guardando tutti. Non mi importa. Diranno che sei caduta in basso. E io sono pronta a cadere per te. Alzati, hai bevuto troppo. Ti ho detto che non ho bevuto. Alzati. Aspetta, lasciami finire. Lasciami stare così, lasciami immaginare. Lasciami immaginare ancora un attimo. Io qui inginocchiata e tu lì in piedi, in trepidante attesa. Per una volta sei tu che pendi dalle mie labbra. E io mi frugo nella tasca così
tiro fuori un anello e te lo chiedo. Eliante? Eliante, vuoi... Eliante! Eliante! Alceste! Eliante, vendicami, ti prego, solo tu puoi farlo. Amare a un certo punto è uscire fuori dalla casetta dove ti arriva il cibo, cioè tutto, no? E cioè come compagno il computer. Vabbè. Lei è un personaggio delicato e bellissimo, perché alla fine, nonostante tutto, l'età, il suo orientamento sessuale, riesce a sfondare tutto e andare verso l'altro. Lo fa già con Alceste, addirittura con il suo modo di pensare il rapporto con gli altri. È vero che sta in società, è vero che un po' prende in giro Oronte, no? Però nella maniera di chissà che siamo un po' tutti sulla stessa barca e non giudica. E, un po' così. E poi con Eliante ha questa... ha il coraggio di uscire fuori da sé proprio quel giorno e confessare finalmente davanti a tutti e liberarsi di una maschera il suo orientamento sessuale, ma poi di raccontare il suo amore verso una persona. Sicuramente, anche se fosse un uomo, sarebbe difficilissimo che... No, beh, non è detto, lo sapere, ma... Del resto però è così che ci si gioca la vita, a volte ce la fai, a volte no. Intanto non c'è altra strada che aprire la porta e la finestra e uscire a rischio di prendere... Sì, di soffrire anche molto, di soffrire quasi fino alla morte, insomma, perché il dolore d'amore è un dolore importante, è molto, 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 è uno dei dolori più grossi, no? Anzi è il dolore più grande, perché poi anche la perdita delle persone care è la perdita di un amore, quindi non è così. Ecco, quindi sono molto grata a questa filinte che porta la tolleranza, no? L'amore mi ha insegnato delle cose, mi sono affezionata moltissimo a questo modo di raccontare il personaggio, a questo personaggio che racconta questo tipo di amore, ecco, questi tipi di amore, ecco. Sì. Poi cos'è questa moda di innamorarvi dei più giovani? Lasciate perdere. Ma io non posso innamorarmi di quelle della mia età. Si sono lasciati andare ormai, sono quadri pronti a staccarsi dal muro e precipitare nell'abisso. Eh sì, è giovane, non si possono non amare. E poi stare con i giovani è bello perché portano sempre conoscenze nuove. E perché stare seduti a casa sulla poltrona? Potreste mettersi insieme voi tra di voi e farla finita. Ma c'è l'idea di fare delle partite a burraco. Però vediamo adesso, insomma. Sì, diciamo che il futuro comunque ci riserva un futuro condiviso, eh sì. Una vicinanza familiare. Esatto. E vediamo se arriva anche il burraco. Il burraco. E comunque senza giovani non si può stare. No, no, no. Porti aperte, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Grazie. Ma poi siamo giovani dentro, che è questo. L'età è un'opinione. Perché se ci mettiamo solo dalla parte di Alceste e dici la società è cambiata, però è in peggio, cioè, rischiamo di diventare tradizionalisti quanto lui, no? Sì. Cioè, secondo me la questione è dire se il pezzo di Oronte è veramente brutto. Cioè, no, nel certo, senso che no. Quello è. Cioè, il pezzo di Oronte fa veramente così schifo da dover giudicare, e io me lo chiedo anch'io, io sono... La canzoncina di Oronte non è brutta. Alcuni dicono che sì, invece. Ma chi? Capito! Dal punto di vista registico quello è interessante. Cioè decidere, non da che parte stare, ma capire se intorno al Ceste c'è un mondo brutto o se intorno al Ceste c'è un mondo da migliorare. Che lui vede brutto. Ma sì, abbiamo dei dati che ci dicono che non è sicuramente un mondo fatato, no? Mm-hmm. Come anch'io non penso di vivere in un mondo fatato, però lo stesso è migliorabile. Sì. No? Però, boh,
il modo per affrontare questo dato qual è? Io in realtà quello che mi chiedevo rispetto ad Alceste era: ma lui il soletto lo ascolta o non lo ascolta? Cioè, no, perché ora il soletto può essere bello, brutto, sì, o è già brutto gusto, a prescindere, no? Sì. O perché comunque qualsiasi cosa Oronte possa dire per lui sarà non abbastanza, non, e quindi comunque per questo secondo me anche finita il fatto che gli dica: le persone si ascoltano prima di arrabbiarsi, certo. E lui dice: no, a me non me ne frega niente, ascolta, io mi arrabbio e basta. Non voglio ascoltare. E non voglio ascoltare. E quindi anche questa cosa, io mi sono sempre chiesta se lui effettivamente lo ascolta questo sonetto o no. Perché forse tanto no. Comunque per lui non sarebbe abbastanza, perché lui è chiuso nel suo disprezzo per tutto quello che non è, quello che non è il valore che lui ritiene fondamentale per. E quindi forse... che sia bello o brutto è relativo, cioè a livello anche di... Sì, anche perché è un geloso, ma cioè non so, quando sei geloso non vuoi vedere, cioè non so come dire. Sì, anche te lì. Sei chiuso. Sei chiuso, no? Cioè non... arriva una persona che per te è un nemico e ti può portare via la persona che ami, e per te qualsiasi cosa faccia è... Sì. E no. Perché la questione è che la risposta nell'originale è: perché non gli hai... non hai cercato di conquistarla con qualcosa di classico, con qualcosa che lei già conosceva. E dice: perché non hai usato "se il re Luigi può comprare la città"? E questa è il vero limite della visione e teatrale, e mi fermo su teatrale, nel senso che il punto è: per conquistare io uso ciò che già conosco, e ciò che già tu che mi stai guardando conosci. Questo è devastante, perché tu magari conquisti l'altro, ma tu non stai facendo nessun passo nel percorso. E quindi io preferisco la canzone di Oronte, che infatti ho tenuto, rispetto alla risposta tradizionalista di Alceste, perché rimane solo, perché nel deserto non semini niente. No, rimani solo perché lui non semina. Ma posso metterli di lato? Devo stare no, puoi mettere di nuovo. No, dove vuoi? Le di nuovo? No, puoi mettere di nuovo. Ma non è... Oh, madonna mia, abbiamo già perso. Che pesa questa, boccio? Troppo. Io ho una grande fortuna, che è quella di lavorare con una squadra di attori e collaboratori, ovviamente per me i migliori, no? Li ho scelti io, quindi per me sono i migliori. Però la cosa molto bella di questo lavoro è l'adesione. Tutti andiamo in un'unica direzione e stiamo tanto tempo insieme, ad esempio. Non so se è un bene o un male, però stiamo bene insieme in un lavoro collettivo. Mangiamo insieme, pranziamo insieme, giochiamo insieme. E questo... sicuramente è anche una necessità, dopo tutto il tempo della chiusura, eccetera, quella di ritrovarci come gruppo di lavoro, ritrovarci come persone, ritrovarci come professionisti, con degli obiettivi, ovviamente, che sono sempre obiettivi di inclusione e mai di esclusione. Possiamo scegliere di rinchiuderci nel nostro deserto tradizionale e di avere ragione, oppure possiamo scegliere la via del teatro, che è una via dove si apre un sipario per iniziare e si condivide un pensiero, ma soprattutto un'emozione.